Coniugare le attuali esigenze di comfort termico e acustico di edifici storico-artistici con soluzioni tecnologiche che portano al rispetto degli obiettivi di risparmio energetico e le norme sulla sicurezza è una problematica che solleva tra gli esperti incertezze e dubbi. Ma qual è la complessità di un intervento di restauro utilizzando strumenti di certificazione ambientale? L'abbiamo chiesto al prestigioso professor Francesco Gurrieri. Noi siamo in una fase di apertura, in una fase sperimentale, nel senso che proprio oggi parliamo dell'applicabilità di questo tema, di questo sistema di certificazione che sicuramente nella nuova edilizia ha una sua fondatezza, anche un suo primo collaudo, al campo del restauro. Questa estensione qualche oggettivo problema lo crea e bisognerà pure accertare la fattibilità della cosa, perché i sei elementi canonici che in qualche modo suppongono e presiedono alla certificazione in un certo modo sono in parte in contraddizione con gli elementi costitutivi del progetto di restauro e dell'esecuzione, se non altro perché i problemi ambientali sono un dato di fatto, gli aspetti materici della costruzione sono già presenti nel testo monumentale, quindi il problema dell'acqua, il problema altri aspetti sostanzialmente rischiano di ridursi al sistema impiantistico, ecco. Per quanto